Ad Auronzo di Cadore in Veneto è andato in scena il più atteso appuntamento della stagione 2018, il campionato del mondo marathon, con la 3 Epic. Una gara a detta di tutti durissima, con 167 biker provenienti da 36 nazioni. Nei primi chilometri di gara si porta al comando l'americano Howard Grotz, con ad inseguire Flückiger, Avancini, Geismeier e Ferreira. Verso Misurina il gruppo si ricompatta, ci sono tutti i migliori, tra i quali gli italiani Yuri Ragnoli, Samuele Porro, il russo Medvedev ed il colombiano Paez. Alle tre cime il primo a transitare è Paez, assieme a Geismeier ed Avancini. Il terzetto si avvia verso la parte finale della gara, senza avversari nelle immediate vicinanze. Ad Auronzo di Cadore si prospetta un arrivo in volata, alla meglio su tutti il brasiliano Enrique Avancini, che si aggiudica la maglia iridata con il tempo di 5 ore 8 minuti e 29 secondi, seguito dall'austriaco Daniel Geismeier e dal colombiano Leonardo Paez. Gara femminile senza storia, dove si porta da subito al comando la danese Annika Langvad, che continua a guadagnare secondi preziosi fino all'arrivo di Auronzo, dove si laurea campionessa del mondo marathon con il tempo di 4 ore 53 minuti e 13 secondi. In seconda posizione chiude Cristina Kollmann, terzo posto per Maja Wlochowska.